Pippo, mi ricordo che al tuo primo giorno che sei arrivato in Alto Adige ti avevamo chiesto di posare per una foto di esultanza e la tua risposta è stata: no, non la faccio, tanto non serve, non segno mai. In questi 2 anni comunque sei riuscito a smentire in qualche modo anche te stesso. Sì, è vero, è stato un episodio curioso e allegro, nel senso che il primo giorno non sapevo veramente come esultare. Poi per fortuna c'è la mia ragazza, quindi ho detto facciamo la sua iniziale e lì non posso sbagliare. In questi 2 anni al Südtirol sei riuscito a segnare ben 4 reti. Secondo te, qual era la rete più importante e invece qual era quella più bella? Allora, la più importante, senza ombra di dubbio, quella di quest'anno con il Frosinone, per l'importanza della partita, per l'avversario, per il momento in cui è arrivato, perché era a metà del primo tempo, ci ha portato in vantaggio e siamo quasi riusciti a portare a casa 3 punti contro la capolista che ha vinto un campionato strameritando. E sicuramente, non lo so, il più bello credo con la Gianna Erminio, sì che sono partito più o meno 60, 50, 60 metri, non ricordo, però mi ricordo che è stato veramente un bel gol. Il tuo gol contro il Frosinone è arrivato alla tua 207ª presenza in Serie B. Quanto hai sofferto questa lunga, lunghissima attesa? Tantissimo, anche perché di altre occasioni me ne erano capitate. Però non così nitide, poi è stata una gioia immensa allo stadio, in casa, davanti ai nostri tifosi, è stata veramente un'emozione incredibile. Cosa hai provato in quegli attimi mentre correvi verso la tribuna sotto la pioggia battente di Bolzano? Non capivo niente, sinceramente sono partito, volevo andare soltanto da una parte, poi dopo ho visto subito Mazzo, sono andato soltanto dall'altra parte, non capivo più niente, poi mi sono fermato, ho sentito l'abbraccio di tutti, è stato incredibile, veramente, un'emozione pazzesca. Wikipedia ti descrive come terzino destro dotato di un'ottima resistenza fisica e di buona velocità. È abile sia in fase difensiva che in fase offensiva. Ti trovi d'accordo con questa affermazione? Praticamente non manca niente, quindi no, dai, sì, mi ritrovo perché comunque riesco a correre molto, è la mia dote, però riesco a abbinare anche il fatto di poter giocare in più ruoli e quindi essere magari più duttile per la squadra e per il mister, ecco. Come ti stai trovando nel modo di giocare di Mr. Bisoli che praticamente ti ha fatto giocare in qualsiasi ruolo in campo quest'anno? No, mi trovo bene perché i concetti che lui richiede sono pochi e semplici. È chiaro che poi devi interpretarli partita per partita, non è facile, però quando andiamo in campo sappiamo quello che dobbiamo fare e quindi in qualsiasi ruolo mi mette io do il meglio di me stesso. Nell'arco della tua carriera hai disputato quasi 230 partite in Serie B. Quali caratteristiche servono per competere in un campionato, in un torneo così difficile? La fisicità secondo me è fondamentale, la costanza di rendimento, perché in un campionato così difficile dove trovi squadre comunque attrezzatissime, la componente fisica è migliorata soprattutto negli ultimi 5-6 anni. Chiaramente bisogna abbinarci la qualità, però credo che la fisicità sia una cosa più importante, la resistenza, lo spirito di sacrificio per poter fare un campionato importante in Serie B. A poche giornate dal termine sembra che il Südtirol si sia assicurato un posto nei playoff. Si può dire che state per compiere un vero e proprio miracolo quest'anno? Sì, assolutamente, sono pienamente d'accordo. Secondo me non ci rendiamo ancora conto, noi compresi dall'interno, quello che stiamo facendo quest'anno. Stiamo facendo un qualcosa di straordinario e credo che lo capiremo pian piano quando il campionato, quando i playoff finiranno. Spero finiranno il più in là possibile, l'11 giugno, e quindi lo vedremo a fine anno. So che stiamo facendo qualcosa di straordinario che rimarrà nella storia di questa società. Sei uno dei pochi di questa rosa del Südtirol ad aver partecipato già in precedenza ai playoff. Che effetto fa giocare per questo grande obiettivo, per questo grande sogno che qualsiasi bambino che gioca a calcio ha? È un'emozione incredibile perché
diamo una gioia ai nostri tifosi. Sono partite completamente diverse dal campionato, sono partite che danno visibilità giocando la sera, sono partite veramente, veramente belle che vanno giocate, e sono sicuro che potremo dare filo da torcere a tanti in queste partite. Considerando tutte le categorie, hai disputato oltre 300 partite da professionista senza mai essere stato espulso. È un record incredibile, soprattutto per un difensore. Come ci sei riuscito? Sinceramente preferivo che non me lo dicessi, però no, diciamo che la componente comportamentale è importante all'interno del campo di gioco. Poi un intervento può sempre capitare, un doppio giallo può capitare, sono situazioni che possono capitare, però diciamo che la cosa più importante è a livello comportamentale, comportarsi sempre bene con l'arbitro, con gli avversari, e poi se dovesse succedere per salvare un gol, ben venga. Quando sei arrivato il Südtirol, allora in Serie C, ci avevi detto di essere sceso di categoria, ma non di livello. Ora che insieme vi siete presi anche di nuovo la categoria, cosa ci dici di questa realtà? Devo dire che avevo ragione, perché siamo saliti subito, abbiamo vinto un campionato stratosferico in Serie C, ci siamo ritrovati in Serie B, la componente organizzativa di questa società è al massimo, qui si sta bene, si può fare calcio. In un'intervista, una delle prime interviste che avevo fatto, avevo detto che al Südtirol ti mettono le condizioni per poter giocare a calcio e basta, di pensare solamente al campo, e questa è la verità, e secondo me questa è la forza di giocare per questa società. Adesso è passato poco più di un anno da quell'indimenticabile pomeriggio al Nero Rocco di Trieste. Che ricordi hai di quella giornata? Del pomeriggio ne ho tanti, ma mi ricordo il pranzo che abbiamo fatto in hotel, ancora la pelle d'oca, in hotel sulla terrazza a Trieste. È stata una cosa incredibile, guarda, mi sono emozionato ancora adesso, e è incredibile. Mi ricordo che guardavamo tutti da quella terrazza verso la strada, e veramente un ricordo incredibile, te lo giuro. A Bolzano hai trovato un ambiente sereno, tranquillo, molto simile a quello dove sei cresciuto e dove hai passato la tua infanzia. Tralasciando per un attimo il campo, come ti stai trovando in generale in Alto Adige? Mi sto trovando benissimo, anche perché vivendo a Belluno in montagna, per me non è molto distante da qui, quindi quando vado nelle montagne io sono contento, a differenza magari di alcuni compagni che quando vedono il mare stanno meglio. E sto bene, mi sento bene, mi sembra come di stare a casa, e qui è tutto organizzato all'ennesima potenza, quindi mi trovo veramente bene in Alto Adige. Una delle tue grandi passioni fuori dal calcio è il golf. Come è nata questa passione? È nata da un compagno di squadra, Davide Bassi, che giocava con me a Spezia, un ex portiere dell'Empoli Atalanta, e mi ha passato questa passione, che all'inizio era veramente come provare un qualcosa di diverso, e poi è diventata completamente una malattia cronica, nel senso che ogni due giorni devo andare, però non lo dico perché sennò pensano che mi stanco troppo. Allora magari nei primi sei mesi ho portato anche Hans a giocare, e è andato in Serie A, adesso sta cominciando Zaro, spero di portare fortuna anche a lui. In quali posti vai a giocare a golf? Che campi hai trovato qua in Alto Adige? Ce ne sono tanti di belli in Alto Adige, veramente. C'è il golf di Appiano, poi c'è il San Vigilio, poi c'è a Sarnonico, è molto bello, poi a Petersburg, però ce ne sono veramente tanti. E con quale handicap giochi? Io sono 20 di handicap, spero di abbassarmi.